La domanda che volevo porre, approfittando della vostra presenza, cari colleghi, caro Felice, è questa: quale tipologia di test utilizzare? E mi riferisco a un'esperienza recente con un paziente che seguiamo, che dopo tre salivari, tre rapidi negativi, ci siamo insospettiti, lo abbiamo chiamato, abbiamo fatto il molecolare era positivo. Quindi la domanda è: a fronte di sintomatologia respiratoria banale, raffreddore, mal di testa, febbricola, posto che il paziente ematologico deve farsi il test immediatamente senza aspettare, perché l'intervallo, l'ho detto benissimo prima, professoressa Cingolani, sono i primi 5-7 giorni tra l'insorgenza dei sintomi e la necessità di fare l'antivirale, poi il virus ha smesso di replicare e il danno è più che altro infiammatorio. Ora, posto che devi fare il test subito, immediatamente dopo la comparsa dei primi sintomi, qual è il test migliore e qual è il percorso più agevole che possiamo offrire ai nostri pazienti? Noi diciamo il test migliore è questo, poi loro sono in mezzo a una strada, non riescono a contattare, purtroppo delle volte noi specialisti, il medico di medicina generale, bisogna che gli diamo una risposta precisa. Non c'è una risposta precisa, caro Antonio, purtroppo. È una domandona questa, perché in teoria i tamponi che loro possono fare ai pazienti a casa, e soprattutto il test antigenico, quello in farmacia, il molecolare lo puoi fare in strutture molto specialistiche. Se tu lo fai privatamente ti costa un botto di soldi, se vieni in ospedale c'è ormai una politica un po' restrittiva, considerato soprattutto. Noi in tutto questo non abbiamo mai parlato di quello che è stato l'impatto economico della spesa sanitaria per i nostri pazienti, importantissima, e per dirti ormai da noi che siamo una grossa struttura abbiamo una restrizione nell'esecuzione dei tamponi molecolari, perché diventa un esborso importante dal punto di vista. Quindi indubbiamente fare, ripetere assolutamente il tampone antigenico, che nel 90-95% dei casi è positivo, è importante, e chiaramente nei casi che nascono dei dubbi, concordo con te, devi fargli il molecolare, ma in teoria l'antigenico dovrebbe essere quantomeno il campanello d'allarme, perché se l'antigenico ti viene dubbio, allora tu passi al secondo livello.